Andiamo a prendere la nostra mattonella che l'abbiamo messa un po' nell'acqua, per amor. Vedila! Sono disperata oggi, non vieni qua disperata. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo un nuovo video. Su cosa lo facciamo un video, Sofì? Su YouTube. No, lo facciamo su qualcosa che ci è arrivato, una novità. Da giochi? Prezioso. Cosa sarà, Sofì? Se giochi preziosi mi manda la roba. I giochi preziosi, cioè cose belle. Cose ricche, cose allora. Preziose. Dammi allora. Sono curiosa. Una cassa di soldi. Una cassa di soldi, no. Chiudi gli occhi, non può essere. C'hai gli occhi chiusi? C'hai gli occhi chiusi? Tieni gli occhi assolutamente super mega chiusi. Un pochino sbrittato. No. Ho visto che... Non si può guardare questo. Ho visto questo. Che è affetto... È affetto da quale problema? Quale problema? Vabbè, posso aprire? Vediamo un po' cos'è. Io so già! Tu mi hai ingannato. No, io non ti ho ingannato. Io ti ho solo chiesto se lo conoscevi. Io sì! Io cosa sono, Sofì? Sono... Treasure X. Sono dei cacciatori, sì? Che vanno all'avventura, uh-huh. E si seppelliscono da soli. Si autoseppelliscono? Sì. Io... Ciao Puma. Ciao Puma. Io invece pensavo che fossero dei cacciatori di tesori. Sì, sono quelli. Ah, sono quelli. Che si auto. Ti autoseppelliscono. Rimango un po' dubbiosa. Questa però è una scatola chiusa. Mia. Cioè, è tutto chiuso. Peccato. Ma fatto così, guarda. Allora, will you find real gold deep treasure? Troverai il vero tesoro immerso nell'oro? Si può aprire? Sì. Apriamo. Sono fitte, non fanno niente questo. Cosa ci sarà dentro? Oh. L'oro! C'è l'oro! C'è l'oro del cioccolato! No! Aspetta, facci cioccolata. Vedere! Cioccolata! No. Dai. No! Se trovi il vero oro, guadagni una moneta di cioccolato, se no, niente! Allora devi aprire. Aspetta! Non ci può aprire! Aspetta! Eccolo! Tutte le monete. No, guai a te. No, si sono aperti. No. Allora, ritiriamo il tesoro a Sofì. No, Sofì. Gli ho dato le carte. Allora, queste monete d'oro la mamma te le darà se trovi il coso speciale. Sì. Il tesoro. Sì. Io invece voglio sapere cosa sono questi, cosa bisogna fare. Perché ti ho detto che lo sai, ma io non lo so. Magari neanche i nostri ciungattini lo sanno. Lo spiego io. Allora. Dammi questo, togliamo. Facci vedere. Ecco qui. Qui si spiega tutto. Ah, allora aspetta, dammene una anche a me mentre te lo spiego. Allora, prima c'è la mappa. Che trovate la mappa. Poi trovate queste monetine. La prima nella seconda pila. Che ci sono dei simboli. Sì. E se questi simboli li mettete sulla mappa. Sì. E pian piano muovete le monetine. Troverete i simboli che combaceranno nella monetina. E indicano cosa? E l'oggetto che è dentro la monetina, dentro l'ex, è il tesoro che troverete. È il tesoro che troverete. E la catena. Qua facciamo vedere, ci sono tutte le spiegazioni e tutti i passaggi. Sono 10 passaggi per trovare il tesoro. Scarta! Sto scartando. Ok. Vediamo un po' se picca e scarta. Di questa. Sta provando. C'è. Cosa c'è lì dentro? C'è questo.
rivestito d'oro. Tutto rivestito d'oro. Aspetta. Importante mettere 30 minuti sotto l'acqua. No, 30 secondi, amore, c'è scritto. C'è scritto che bisogna togliere prima la pellicola, quella dorata. Poi c'è. E poi metterlo per 30 secondi sotto l'acqua corrente. Sì. Prima. Qui c'è il booklet e qui c'è la mappa. Ferma lì che vogliamo vedere tutto. Allora, gira prima il booklet. Allora, dove giramelo sono... verso di me, però che lo dove vediamo. Ci sono tutti i personaggi che potremmo trovare. Tutti i personaggi, eccoli qua. E qui tutti i tesori. Ce n'è qualcuno che brilla anche al buio? Sì, questi. Quali saranno quelli più tremendi? Non si sa. Non si sa. E qua su cosa c'è scritto, Sofì? Tutti i tesori ultrarari che si possono trovare. Guarda là, tutti dorati. Sì. Cosa hai scoperto, c'è Sofì? La Gigi per cosare la roccia. Ah, c'è l'attrezzo per scavare. Sì, che al momento non riesco a liberare. Allora, dobbiamo scartare questa, sì. Togliergli prima la pellicola. Aspettami che ti metto qualcosa sotto per non fare disastro, intanto. Ah! Ti sei fatta male? No, non mi sono fatta male. Mi sono ingessata già. Sei ingessata già? Ma vediamo un po' se ce la fai a scartare. Ah, adesso mi sono fatta male. Adesso mi sono fatta male. Lo sapevo. Ce la faccio. Vieni, va, dammelo a me che è meglio. Allora, lo scartiamo. Aspetta, lo scartiamo qua dentro. Guarda, c'è la moneta. Ecco che abbiamo trovato la moneta. E adesso bisogna questo. Allora, aspetta Sofì, che sennò non vediamo niente. Allora, questo lo mettiamo qua dentro. Andiamo a mettere un attimo sotto l'acqua, Sofì. Sì. Invece Sofì sta cercando se trova la corrispondenza tra la moneta e la mappa. Vediamo un po' se ti possiamo aiutare a cercare. Va bene, noi siamo a rovescio, Sofì. Ecco, questo! È questo? Albero, botte, cosa? Giracelo un po' allora la mappa, così lo vediamo dritti anche noi. È un brick, è un bicchiere. È il bicchiere? È il bicchiere. Allora, questo è quello che abbiamo trovato, che corrisponde. C'è questo. On the guest for the golden globe. La coppa dorata. Goblet. The golden goblet. Cosa troveremo, Sofì? La coppa dorata. La coppa dorata. Andiamo a prendere la nostra mattonella che l'abbiamo messa un po' nell'acqua per ammor... Vedila. Sono disperata. Oggi mi fa disperare. Anche la tosse. Ale. Siamo pronti? Sì, dammelo. Dai, allora, vediamo un po'. Aspetta che lo vogliamo vedere, mentre lo scavi. Vediamo. Aspettaci lì. Intanto che noi... la roccia è diventata più morbida. L'abbiamo messa un pochino sotto l'acqua. Già. Dai, scava un po', vediamo. Devono esserci tutte le parti del personaggio, Mi sa che sto del nostro cacciatore di tesori. Mi sa che sto trovando la testa. La testa? La testa. C'è un po' di vedere. Di celeste grosso. Ma cosa di celeste grosso? Provo questo. Sofì è una grande scavatrice. Provo questo che sembra più potente. No, piano, però non ce lo sparare addosso a noi, grazie. Ok, questo è più potente, ragazzi. Dai. Dopo 9 ore e mezzo di video, Sofì stava ancora scavando. Non riesco ancora a tirarlo fuori. Dai, siamo curiosi di vedere cosa sarà. Voglio capire perché non si scrolla, qui c'è un'altra cosa. Perché sarà grande, Sofì. Devi scavare. Qui c'è un'altra cosa, c'è un pippolo qua, che cos'è questo pippolo? È concentrata. Giù. Ci sono due pippoli. Dai. Ho visto un coso giallo. Potrebbe essere l'oggetto d'oro. Tutta la sabbietta sopra. No, ma le mani di Sofì sono pulite, Tranquilli. Mamma, non mi copiare, io sto lavorando, eh. Anch'io, sto registrando. Ok, è venuto il primo pezzetto via. Sembra un mantello. Sembra un mantello. Io intanto controllo se qualcuno ha un mantello. Mettili lì qui da parte che poi li vediamo un tutti mantello. Insieme. Ta 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 ta. Mantello. Ta 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 ta. Sofì sta sparando i pezzi in giro. Ta 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 ta. Ho trovato un altro pezzetto. Cos'è? Immerso nella plastica.
piace che sembra il busto. Ah, sembra il busto. Aspetta, lascia quello che prima lo laviamo e dopo gli apriamo la pellicolina. Inizio ad avere un sospetto. Inizio ad avere un sospetto su chi abbiamo trovato. Allora, ah, ce ne sono. Quelle in le figurine in cristallo sono rare. Poi ci sono quelle normali, quelle che brillano al buio sono ultra rare. Bisogna darsi da fare nel trivellare, scavare. Ok, ho trovato una mano. Hai trovato una mano? Ah. Vai, vai, che poi lo mettiamo tutto insieme. Però Sofì si diverte un sacco a scavare. Sì. Ho trovato... Aspetta, non tirare che sennò si rompe, finiscilo di scavare. Piano. La nostra telecamera, grazie Sofì. Anzi, guarda che sua faccia. Ho trovato un piede. Un piede? Un piede. Mm-hmm. Io ho capito chi è. Dopo lo facciamo vedere. Un'altra mano. Un'altra mano. Che due mani. Sentila che sospirone. Poi. Ah! La testa ho trovato! La testa hai trovato? Guarda che faccio! Eccolo! Sono. Ma perché si staccano i pezzetti del cerccatore di tesoro? Oh, c'è il coso? Il coso? Oh, c'è il coso? Adesso cosa ci manca? Una gamba? No, le gambe ce le abbiamo tutte e due. Qui c'è... No, le braccia. Ah no, braccia, gambe, ok. Qui c'è il tesoro. Vediamo un po', guardate là. Però prima dobbiamo andarlo a lavare. Vediamo se là dentro non c'è più niente. Sofì può smettere di cercare. E mandiamo Sofì a lavarsi le... mani! Magia! Pronti? Aiuto! Vai! Sì? Ci siamo lavati? Sì! Allora adesso ti passo tutti i pezzi e poi c'è anche il nostro tesoro. Sì. Vediamo un po'. Il tesoro. Lo apro? No, prima devi montare il personaggio. Allora, c'è il... Che noi vogliamo vedere chi hai trovato di personaggio. C'è il nostro Midnight Crusher, ultra raro Lord Lotem. Lotem, mamma mia, quanto è brutto. Volevo dire, quanto è pericoloso. Ah, ce l'aveva prima. Certo, è un cercatore di tesori, lui. Ce l'aveva prima la testa. Sì, poi ci va la testa, le braccia, le gambe. E poi dobbiamo vedere il nostro tesoro. Guardate là, è tutto incartato. Tesoro, guarda. Ta-ta-ta-ta. È un forziere tutto incartato. Non mi riesci a mettere. Vieni che te lo monto io. Sofì è sempre molto molto fortunata. Guardate un po' il nostro cercatore del tesoro. Mettilo lì Sofì che lo vediamo. Sofì, eccolo. Che bello, guardatelo. Mettigli vicino al tesoro. Vediamo tesoro. Un po' chi troverà. Vediamo? Vediamo. C'è un po' di... Sofì è curiosa. Lo dobbiamo vedere che... Allora, quello lo dobbiamo aprire, Sofì, e poi cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere dentro l'acqua per farlo frizzare. Per farlo frizzare. Vero? Allora, aspetta che ci organizziamo. Scusate, ragazzi. Issa, Sofì, issa. No, adesso parte. Lo sapevo. Il piccolo forziere, ci sarà la coppa d'oro? Ma se non c'è la coppa, cosa ci possiamo trovare, Sofì? Non lo so, altri oggetti. Ah, tutti questi altri oggetti che sono intorno nella checklist. Bisogna aprire? Sì, facci vedere bene cosa c'è dentro. C'è la sabbietta. Anche qui c'è la sabbietta. E mettilo là dentro, C'è un cosino. Ah, cos'è, un indizio? Istruzioni. Ah, ci sono le istruzioni. Che dicono? Vabbè, è bellissimo, facci vedere Sofì. Ah no, c'è scritto di non scavare con questa. Poi c'è scritto di mettere acquitta. Faccelo vedere così Sofì. Teso avanti bene che lo vediamo. Eccolo là, pronti? Allora, adesso mettiamo quello. Aspetta. Sofì è velocissima. Vai, te lo voglio vedere quando frizza. Oh, frizza. Blu, fa le bolle. Che c'è, fuma? Piacciono le bolle?
Ma non ci dovevi mettere il dita dentro veramente? Lo dovevi lasciar frizzare da solo. Devo cercarci? O devi svuotarlo? Non lo so come funziona. Sei te quell'esperta. Ho trovato una cosa rossa. Hai trovato una cosa rossa? Tonda. Tonda. Una cosa tonda. Una cosa tonda. Adesso l'ha svuotato. Sopra. Una boccia rossa. Una boccia rossa. Laviamolo. Quale tesoro avremmo trovato? Questo. Oh, è una boccetta proprio rossa. Eccola, è la pozione magica, Sofì. Ragazzi, scusate, ma è già giunto il momento di togliere l'acqua a Sofì prima che combini i suoi soliti 8 milioni di guai. Lui lo vogliamo vedere con il suo tesoro in mano. Giracelo un pochino che c'ha un occhino nascosto più verso di noi. Bravissima! Ed eccolo il Lord Lothem che ha trovato la pozione magica. E cosa farà quella pozione magica, Sofì? Le buttette agli altri scheletri. Lo sapevo che era meglio non chiedere. Perché ho chiesto? Era meglio se non chiedevo. Lo sapevo, ho voluto chiedere. Ho trovato il tesoro di Borgnagna. No, non hai trovato il tesoro dorato. Niente Gnagna. Hai un altro tentativo da fare. Ma io devo Gnagna. Intanto il tesoro tieni, mettilo là dentro, dentro la cassa. E lui lo metti da parte perché dobbiamo vedere chi ci sarà nell'altra confezione. All'interno dell'altra confezione. Però qui abbiamo già trovato un ultra raro, siamo stati già. Tappi. Pronti? Apriamo! E quindi? Ha preso il secondo tesoro, Sofì. Dai, che adesso sappiamo come funziona. Andiamo leggermente più veloce perché dobbiamo. Vieni che te lo apro. No, stavolta ce la faccio. Isa. Perché ci mettono tutta sta pellicola e non ho capito perché se no i bambini quando li trovano sugli scaffali dei supermercati sai cosa fanno? Quello che faresti te. Eccolo il nostro malloppo numero 2. Allora si sa già come funziona. Bene, perfetto. Mettere Sofì 30 secondi sotto l'acqua corrente. No! Andiamo a fare la doccia. Vai alla ricerca del tesoro che noi veniamo a vedere con te. Eccolo. Ma ci ho trovato? Questo. C'è la torre, l'albero e la casa. E nel mezzo c'è questo, il Golden Eagle Crest. Vai, guarda il maggio. Parte la trivellazione di Sofì. Vediamo se stavolta Sofì trivellerà più veloce o più lenta. Si è partita veloce. Cerca di fare tutto più veloce possibile. Naturalmente sta buttando tutto di fuori. Come voleva si dimostrare. Chi sarà Sofì? Per adesso vedo un oggetto d'oro. È utile anche questo coso perché scava molto. La paletta, vedi? Con la paletta. Sì, vedi? Sembra tipo un cappello qualcosa. Aia. Quello è saltato di fuori. Lo sapevo. Sofì l'hanno buttato tutto di fuori. Che quello poi dopo si sfragna tutto. Quando vedete che non potete più fare nulla, scavate così. La sentite la mamma del potere? Sì, la mamma del potere. Perché stai facendo un disastrissimo. Potete cosare anche con le mani. No, è divertente. Però bisogna proteggere tutto perché sennò dopo si inchiastriccia tutto come sta facendo Sofì adesso. Oh, io vedo il tesoro. Anche io. Si inizia a vedere il tesoro, guardate, Ok, si è liberato il tesoro. Ok, il tesoro abbiamo liberato. Poi? Ah, oh, si è liberata un piede. Sembra una mummia. Dai, vediamo. Ah, oh, si è liberata la testa. Oh, finalmente si è liberata la testa. Guarda. Ah, si vede la testa adesso, sì. È lui, sono io. Mi avete visto? Il porcone, ho capito chi è. È un trenaro? No. L'altro piede? Hai trovato tutto? Sì. Se questa ragazzi la fate sciogliere. Ah, ecco, sì. È Creta. Sì. Allora, adesso abbiamo raccolto tutti quanti i pezzi e li andiamo a lavare. Siete pronti a vedere chi è? È questo qua, il gladiatore, il Golden Gladiator.
Goldius Maximus. Quando non mi obbedisce, guarda. Guarda. Anche io lo dico sempre a Sofì. Quando non mi obbedisci, guarda. Obbedichina, Sofì. No. Ragazzi, scrivete sotto nei commenti se io sono obbedichina. Eccolo. Siete pronti a vederlo? Il Golden Maniaco. Sofì è sempre lì che sta cercando di scartare il tesoro. Ci vuole un cercatore di tesori per riuscirci. Nel frattempo, Sofì, io ti ho preparato questo e l'acqua per far frizzare il nostro tesoro. Vediamo un po'. Mi piace la posta. La mappettina. La mappettina. La mappettina. Perché si metteva, si bagna. Allora, Sofì, mettila dentro. C'è più sabbia. C'è più sabbia? Allora frizzerà di più. Dai, metti dentro. Metto la quetta. Vai. Anche dentro, Sofì, la puoi mettere l'acqua. Vediamo qual è il tesoro che si nasconde dentro questo forziere. Chissà quale sarà. Ma buttiamo qua tutto per terra. Rovescia, dai, il tesoro. Vediamo cosa c'è dentro. Dai, che siamo curiosi. È una scarpa. Una scarpa? Ma come una scarpa? Allora, vediamo, vediamo. È una ciabatta con le ali. Una ciabatta con le ali. Aspetta un po', è il silver sandal. Un sandalo silvestro? No, silvestro, d'argento, silver, d'argento. Aspettate, 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 fatemi togliere l'acqua a Sofì. Prima che faccia dell'altro leva le dita dall'acqua, tieni, pulisciti. Toh. Basta. Era ciabatta! È il sandalo alato, è quello che dà il potere del volo, Sofì. È il sandalo! Il sandalo alato. Ma che bello sto sandalo, me lo metto subito. Quello fa volare. Se uno deve andare a cercare il tesoro, un sandalo alato gli serve per volare, per spostarsi velocemente. Poi lo rimette. È argentato. È argentato? E allora cosa vorresti? Vorrei. Ma questo aglia, aspetta. Questo va. Leo! Mi ha fregato mezzo doblone d'oro. Mannaggia di Sofì che mi ha fregato mezzo doblone d'oro. Brutta furbetta che non sei altro. Lo sapevo io. Tieni, prendetevi l'altro mezzo doblone d'oro. Va a sto punto. Per questa caccia al tesoro, per cui sei stata così brava, ti do un altro soldino da spendere nella mia pancia. Da spendere nella pancia di Sofì il soldino, sì. No! È la più grande mangiatrice di soldini d'oro di tutto l'universo. È vero? Questi Treasure X ti sono piaciuti? Noi avevamo già anche visto dei video, avevamo già visto i cartoni, ci sono. È vero? Dove loro combattono, vanno alla ricerca del tesoro. Chi lo sa? Ride Sofì. Adesso è arrivato lo zucchero del cioccolato al cervello e la Sofì ride. Yuppi, è felice. A posto. Siamo rovinati. Dai, mettiti seduta. E ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E ciao!